È stata presentata la seconda edizione dell'itinerario romantico. Tra le novità del percorso di promozione turistica del territorio, targato Confcommercio Pesaro e Urbino nell'ambito del progetto Itinerario della Bellezza, l'ingresso nella rete dei comuni coinvolti di Sasso Corvara Auditore, che ha ospitato la presentazione del secondo anno di attività dell'iniziativa. Abbiamo introdotto sia il comune di Sasso Corvara Auditore con le reliquie di San Valentino che sono a Sasso Corvara e con Auditore, il municipio di Auditore che ha questa vista straordinaria sulle colline del Monte Feltro. L'itinerario romantico mette insieme il comune di Gradara, Gabicemare, Fossombrone, Cagli e adesso Sasso Corvara Auditore. In ognuno di questi centri c'è un qualcosa di particolare che rimanda a storie d'amore. Cagli, una bellissima storia avvenuta nell'Ottocento tra una nobildonna e un medico condotto che si innamorano, quindi c'è tutta una storia d'amore che raccontiamo in questa guida insieme alle bellezze della città. Fossombrone è una storia molto nota, che è la storia d'amore di questa coppia, Guidobaldo da Montefeltro e sua moglie Elisabetta Gonzaga. E poi Sasso Corvara per il reliquio di San Valentino, dicevo. Gradara, sappiamo tutti, insomma, la storia d'amore di Paolo e Francesca, cantata da Dante nella Divina Commedia. Gabicemare perché lo riteniamo un luogo romantico, un luogo simbolo per una coppia, per marito e moglie, per chi vuole rinverdire una storia d'amore, ma anche per due fidanzati che possono visitare questa località balneare, ma che è ricca di luoghi ambientalmente molto interessanti. Questo prodotto noi lo veicoliamo tramite le fiere del turismo in Italia e all'estero, tramite gli uffici di informazione turistica, tramite il lavoro che svolgiamo con il nostro tour operator Riviera Incoming e quindi indirizzato a quelle agenzie di viaggio, molte agenzie di viaggio in Italia, che hanno nei propri programmi visite a luoghi dell'amore, a luoghi romantici. Quindi è un nuovo progetto che si mette in rete con gli altri che abbiamo realizzato. Il progetto principe è l'itinerario della bellezza, come sapete, che giunge al quarto anno con un aumento del numero dei comuni che partecipano. Abbiamo realizzato l'itinerario archeologico, poi pochi mesi fa abbiamo presentato l'itinerario delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini e usciremo a breve con un altro itinerario che è quello dei luoghi del silenzio e della fede, ma sono già iniziate anche le registrazioni per l'itinerario musicale. È un prodotto sicuramente ancora più sublime, ancora più interiore, perché va a far riscoprire comunque il sentimento profondo nella scoperta poi della bellezza della natura. Quindi è diciamo proprio un incentivo a riscoprire il sentimento nei vari borghi, nelle varie cittadine, anche se vuoi un pochettino nascoste, ma che vengono scoperte con proprio l'interiorità, il sentimento del romanticismo. Romanticismo che credo in questo momento sia un po' fondamentale, no? Per cercare di sognare soprattutto in questo momento così difficile della pandemia, dalla quale speriamo di riuscire ad uscire, quindi vedere proprio questa luce, questa scoperta per tornare ad essere anche più interiori, a ricreare un attimo di più il gruppo, il sentimento. Come amministrazione abbiamo voluto aderire a questo bellissimo progetto perché abbiamo visto che negli altri comuni, da dove si erano partiti anni fa, il progetto è funzionato perché c'è stato un incremento di turismo, di richieste, quindi per noi era importante ed è importante promuovere i nostri territori affidandoci a delle mani esperte. Vi invito a venire qui in Auditore, fare il percorso all'interno del centro storico e arriverete alla Torre Civica, da dove si apre una visione a 360 gradi che va dal mare all'entroterra, agli Appennini. Sono questi paesaggi
che ci donano un secondo romanticismo, quel romanticismo che nasce proprio dal rapporto che dobbiamo avere, e la pandemia ci ha insegnato, con la nostra terra. Quindi questa terra che è capace di renderci ancora delle emozioni.